Ansa Voice Magazine. Benvenuti ai podcast di Ansa dedicati alla conferenza sul futuro dell'Europa, iniziativa in cui i cittadini europei sono chiamati a ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa attraverso una serie di dibattiti e discussioni. Ascoltiamo le parole di Chiara Alicandro, ambasciatrice italiana alla conferenza sul futuro dell'Europa. Ti chiedo un tuo commento sul documento finale delle 49 proposte, quindi su tutto il lavoro svolto in questo anno di lavoro assieme ai cittadini e assieme alle istituzioni europee. Sono soddisfatta, posso ritenermi molto soddisfatta di questo documento, perché queste 49 proposte rispecchiano proprio l'idea che abbiamo avuto tutti noi cittadini europei che ci siamo incontrati in questi mesi. Il punto focale sul quale ho posto maggiormente l'attenzione è stato proprio il coinvolgimento dei cittadini all'interno di questa conferenza, ma non solo, all'interno delle istituzioni europee. Abbiamo posto l'accento sia qui per far valere i nostri diritti e soprattutto per non farci prevaricare da chi in questa istituzione ci lavora e chi la politica la fa di mestiere. Quindi abbiamo lottato sia qui, ma vogliamo lottare anche dopo, affinché non sia solo un'unica esperienza fine a se stessa, ma vogliamo questo coinvolgimento che sia duraturo e comunque legalmente registrato, che abbia dei vincoli legali, in modo tale che la voce dei cittadini si possa sempre sentire e l'Unione Europea possa sempre aggiornarsi, perché non ci si ferma qui. Le nostre idee non possono essere ancorate a questa esperienza del 2021, ma devono essere sempre in continua innovazione, in continuo movimento e trasformazione, così come ci aspettiamo sia l'Unione Europea del futuro, del 2020, del 2050, in modo tale che non diventi anacronistica rispetto ai tempi che viviamo. E non vogliamo soprattutto ritrovarci come ora a doverci rapportare a delle sfide come la guerra che stiamo vivendo in questi tempi, che ci trova abbastanza impreparati, trova l'Unione Europea abbastanza impreparati. Quindi ciò che ci siamo augurati è anche maggiore coesione interna di questa Unione, in modo tale da essere più competitivi anche a livello internazionale e non farci più trovare impreparati. Cosa aspetti dai tre presidenti che appunto oggi riceveranno nelle loro mani il lavoro svolto? Mi aspetto che tutto il nostro lavoro, perché ricordiamo che abbiamo messo in stand-by le nostre vite, ci siamo completamente alienati, siamo stati lontani dal lavoro, quindi è stato uno sforzo anche richiesto alla nostra vita privata e ai lavori che portiamo a termine tutti i giorni. Per metterci il nostro impegno e tutto il nostro coinvolgimento affinché questa Unione diventi qualcosa di speciale, qualcosa di nuovo e qualcosa di più forte. Di conseguenza mi aspetto che non venga... Che questo lavoro non sia fine a se stesso, come appunto ho già detto, ma che abbia un seguito e soprattutto che fra 10 anni se ne possa ancora parlare, ma si possa parlare dei cambiamenti che abbiamo saputo apportare a questa Unione.